domenica, ai Fidelity Milano Day 2, siamo con Alfredo Gallacci di Sound & Music. Cosa troviamo qui? La selezione dei nuovi dischi MQA, di cui torneremo a parlare. Ma intanto, jazz, pop, classica. Io parlo di ciò che conosco, anche se poco, voi mi perdonerete, ma che cosa abbiamo qua? Cerchiamo di vedere velocemente queste copertine. Allora, abbiamo dei titoli della Universal che sono tra le più grandi esecuzioni nel loro genere. E quindi Deutsche Grammophon e Decca, storico catalogo. Allora, Tchaikovsky, questa fa parte del ciclo delle sinfonie di Tchaikovsky dirette da Mravinsky, inizio anni 60, la più grande, poi te li rimetto a posto. Marta Argerich, stupenda pianista argentina, insieme al nostro Claudio Abbado. Questo è uno dei grandi, in particolare il concerto in sol di Ravel, massima interpretazione. Passiamo velocemente al catalogo Decca. Qui in Decca, e questa la conosci perché l'abbiamo già sentita da me, è l'esecuzione poderosa di Meta, Filarmonica di Vienna, registrata nella Sofienzaal, fine anni, inizio anni 70, Zubin Mehta. Spettacolare esecuzione della nona di Mahler, Filarmonica di Berlino, Bernstein, non c'è bisogno di fare altri commenti. Abbiamo di nuovo la Argerich insieme ad Abbado che segue il concerto di Chopin. E cosa dire di questo? Massima esecuzione di riferimento, neanche la guardo. Parliamo di Karl Orff, Carmina Burana, la direzione è quella di Joachim, terrà gli interpreti, il ruolo principale del baritono, Dietrich Fischer-Dieskau, e ho detto tutto, un disco di riferimento anche in vinile, anche in vinile. E ovviamente. Qui abbiamo Karajan in una versione Light Classics, il grande direttore salisburghese impegnato con intermezzi da opere. Questo disco degli intermezzi da opere offre, qui è in giapponese, ma io lo so perché lo so, Amico Fritz, Cavalleria Rusticana, e poi abbiamo l'intermezzo, il preludio dalla Traviata. Come Karajan suonava queste cose? Irripetibile. Ciclo delle sinfonie di Beethoven, dirette a Vienna con i Wiener Philharmoniker nella sala del Musikverein, dal vivo con Bernstein, questa è la nona. Questa è considerata la più grande esecuzione di quinta e settima di Beethoven, Kleiber, Filarmonica di Vienna. Siamo nella metà degli anni 70, i dischi originali erano un LP con la quinta, un LP con la settima, chiaramente in questo formato ce l'abbiamo tutte e due insieme. Sempre Kleiber e sempre Filarmonica di Vienna con terza e ottava di Schubert. Attenzione, il minuetto della terza qui, il suono degli archi è di assoluto riferimento. Proseguiamo velocemente, abbiamo questa esecuzione della Sacra della Primavera diretta da Abbado, Kubelik, Sinfonia del Nuovo Mondo, prosegue il ciclo di Tchaikovsky con Leningrad Philharmonic, oggi San Petersburg, ma all'epoca quando rischiavano di andare nel Gulag suonavano al calor bianco, ottoni così, mai sentiti, mai sentito dire del Russian Wobble sugli ottoni, ve lo spiegheremo meglio, ma qua lo potete sentire. E poi ancora il grande Spagna. E sto finendo il fiato. E guarda che cosa c'è qui, pazzesco, incredibile. Questa da tempo era fuori catalogo, in versione, diciamo, tradizionale. La quinta di Mahler, diretta da Scholti, con Chicago. E naturalmente, e ci prepariamo anche al nostro concerto dal vivo il prossimo febbraio a Monaco con Münchener, qui abbiamo Karajan con i pianeti di Holst, Filarmonica di Vienna. Questo è il Karajan Decca, che per un certo periodo di tempo ha accompagnato al Karajan degli anni 60-70 con Deutsche Grammophon. Mi fermo qui perché il tempo è limitato e non vi voglio tediare più di tanto. MQA, qua vedete tutto il gruppo pop e qui tutto il gruppo jazz, ma di questo parleremo compiutamente più avanti. Grazie intanto per essere stati con noi, buona domenica, buon proseguimento.